cercare di definire cos'è arte e cosa non lo è, e in particolare cercare di stabilire qual è il confine tra la bellezza e invece il fascino. Due parole che un po' si assomigliano, perché il fascino è facile connetterlo con la bellezza, ma che in realtà possono avere delle accezioni molto, molto diverse. Vorrei cercare di dire quello che è l'importanza che ha la bellezza nella nostra vita e fondamentalmente saperla quindi riconoscere e saperla usare, e farci prendere dalla bellezza, farci attirare e vivere nella bellezza. Quindi l'importanza fondamentalmente di riconoscerla, di individuarla. Un primo momento di distinzione tra il fascino e la bellezza può essere quello che qualcosa che ha fascino in realtà è qualcosa che spesso può anche non essere bello. Possiamo cercare di essere affascinanti, di essere seducenti, usando degli strumenti che si rifanno a dei modelli di bellezza, ma che non sono bellezza di per sé. Molte cose possono avere fascino. Il fascino è qualcosa che ha una direzione dall'oggetto o dal soggetto che ha fascino, va verso l'altro, quindi cerca di sedurlo, di attrarlo a sé, di affascinarlo, di incantarlo, per poi fare sì che l'altro, il soggetto contemplante in questo caso, poi sia attirato dal soggetto affascinante. Quindi un moto che ha una direzione da un qualcosa che ha fascino verso un soggetto che contempla, che guarda, per ritornare poi, per riportare l'attenzione verso il soggetto che ha fascino. Quindi insomma è un qualcosa che richiama, che attrae, che seduce, che attira verso di sé. Da questo punto di vista, diciamo così che le intenzioni possono essere le più diverse. Si può essere affascinanti perché si posseggono doti naturali, anche di bellezza, quindi attirare verso di sé. Oppure si può essere affascinanti perché ci si propone di esserlo, perché ci si adegua a determinati modelli che sono diventati i canoni con i quali in un determinato momento viene valutata la bellezza, tra virgolette, insomma le mode. E quindi adeguandosi a questi si diventa affascinanti, seducenti, si cerca di attirare l'attenzione. Poi questa attenzione, spesso chi ha interesse ad attirare la nostra attenzione verso di sé, la vuole usare in qualche modo, quindi insomma il fascino spesso è un qualcosa che può strumentalizzare chi se ne lascia prendere, si lascia catturare. È facile essere strumentalizzati, usati nel bene e nel male da chi ha fascino, da chi è seducente, da chi è attraente, da chi sa coinvolgerci, sa attirarci e quindi sa portarci dalla sua parte. E una volta che siamo dalla sua parte ci può usare nei fini, per i fini più vari. La bellezza invece, secondo me, è qualcosa che non ha una direzione bipolare. La bellezza è di per sé e possiamo soltanto vederla, possiamo soltanto guardarla, ce ne dobbiamo accorgere. Lei è, non ha bisogno di venire verso di noi, non ha bisogno di farci l'occhiolino, di strizzarsi l'occhio. Sta lì. Sta lì spesso confusa in mezzo a tante altre cose che belle non sono, oppure è in tutta la sua evidenza, nel pieno delle sue manifestazioni. Però non fa niente a volte per venirci a cercare. Non si veste, non si trucca, non usa il make-up per farsi bella. Lo è già.
però bisogna saperla vedere. Quindi, insomma, rispetto alla bellezza, noi dobbiamo fare un percorso per arrivarci, è come se dovessimo salire una montagna, insomma, dove ci si para di fronte un orizzonte straordinario. Ecco, però per vedere quell'orizzonte, per vedere quel panorama, abbiamo bisogno di fare una fatica, di fare un percorso, insomma, che come tutti i percorsi, a volte in salita, è un percorso che richiede fatica, che richiede impegno, decisione, volontà anche di raggiungere la cima, sapendo che nel momento in cui siamo in cima, il panorama ci si mostra in tutta la sua bellezza. Quindi, insomma, la bellezza a volte non ha questo fascino di ciò che invece è affascinante, seducente, vuol mostrarsi bello, ma la bellezza in sé non ha, può non avere questo fascino. Non ha bisogno di avere perché è. Ed essendo, ha bisogno di essere scoperta, individuata, di rivelarsi. E per rivelarsi, perché si tolga il velo, ha bisogno che qualcuno l'aiuti a togliere questo velo, insomma, arrivi fino a lei. Però l'importanza della bellezza, l'importanza di fare questo viaggio verso la bellezza, è l'importanza che corrisponde a quella di dare un senso alla nostra vita, insomma, no? Alla fine quasi tutto il discorso sulla ricerca di senso si svolge sulla capacità di godere, di usare, di provare piacere, godimento, appagamento dal bello. Se non siamo capaci di individuare il bello, se non sappiamo usarlo, se non sappiamo goderlo, siamo destinati a vivere una vita triste, misera, squallida, a volte senza tensione, perché il bello è qualcosa che crea tensione, che ci porta in una direzione, che ci dà, che ci mostra una strada, che ci dà un percorso. Se questo non succede, la vita diventa piatta, senza senso, i giorni sono uguali tra di loro, le cose che ci accadono intorno non hanno spessore, non hanno rilevanza, non sono tali da essere poi ricordate, godute, non ci creano emozioni e quindi ci danno la noia. Quindi il bello è una parte sostanziale della nostra vita. Il bello però non corrisponde necessariamente a ciò che piace in genere, che piace a tutti, che si riconosce essere bello o piacere. Il bello è un qualcosa che individualmente ci deve in qualche modo prendere, catturare, insomma. E che dobbiamo sapere vedere, saper riconoscere nelle cose. Questa capacità di individuare una cosa bella e riconoscerla tra mille altre che belle non sono, ma che possono magari sembrarlo perché hanno fascino, ecco, questa è una nostra specificità individuale, insomma, ognuno di noi ha delle capacità in questo senso, insomma, c'è chi ne ha moltissime, c'è chi ne ha molte di meno, però questo ci distingue. Se noi siamo capaci di individuare una cosa bella, siamo capaci di fare un'operazione di selezione. Sappiamo scremare tra tutti gli stimoli che ci troviamo davanti, quelli interessanti, quelli che poi vanno raccolti, vanno coltivati e che ci possono dare soddisfazione. Quindi, voglio dire, poter individuare il bello ci dà la possibilità di selezionare. Di fronte a quel bombardamento di stimoli a cui ci troviamo sottoposti tutti i giorni e dal quale rischiamo di essere sommersi, ecco, noi riusciamo a
emergere, riusciamo a dare una direzione, a esprimere una nostra volontà. Quindi sappiamo riconoscere, sappiamo eliminare tutti gli stimoli inutili, tutti gli stimoli che... E sappiamo invece dirigersi verso quello che riteniamo che ci piace, che è bello per noi e che spesso è anche bello in sé. Il bello ci aiuta anche a uscire dagli stereotipi. Gli stereotipi spesso sono utili quando non si hanno altri strumenti, no? Quando generalizziamo, insomma, quando diciamo quelli sono tutti così, i film sono tutti colà, i libri sono tutti così. Facciamo una generalizzazione, a volte ci aiuta, perché generalizzare vuol dire avere già un aiuto a discriminare. Sappiamo che quella categoria non ci interessa, magari quell'altra categoria ci interessa. Quindi ci possiamo servire di stereotipi, a volte di luoghi comuni, ma se noi abbiamo la nostra capacità di discernere il bello, lo sappiamo riconoscere, anche all'interno di quella categoria, quindi generalizziamo molto meno, sappiamo vedere anche nella globalità delle cose che sembrano essere poco interessanti, sappiamo vedere quella cosa che invece è interessante, bella, lo è. Individuare, saper individuare ciò che è bello ci aiuta a selezionare il materiale con cui veniamo a contatto e nel quale tendiamo a disperderci, e inoltre ci aiuta anche a evitare gli stereotipi, i luoghi comuni, le mode, ci aiuta ad orientarsi in maniera personale, individuale, a manifestare la nostra volontà individuale e non a essere sottoposti a volontà altre che vengono dall'esterno, ovviamente per quanto è possibile. Come si impara a riconoscere il bello? Frequentandolo. C'è chi ha questa dote per natura, e spesso è una dote che lo danna, è un po' una dannazione, nel senso che chi vive e chi è particolarmente dotato a riconoscere le cose belle non sopporta, non tollera le cose che non siano belle, non sopporta il brutto, non sopporta la commistione. Per cui ogni volta che è costretto a confrontarsi, che non può fare a meno di vivere in una situazione che non è conforme ai suoi canoni estetici, alla sua rappresentazione del bello, vive male quella situazione. Insomma, metti il caso che tu vivi in una casa che ti metti in un certo modo, in cui ogni oggetto deve avere la sua collocazione, la sua proporzione. Ogni oggetto deve essere bello per te. E metti in caso che qualcuno intervenga in questa tua dimensione, in questo tuo schema mentale all'interno di questa casa. Se hai questo innato gusto per il bello, difficilmente sopporterai che qualcuno si intrometta nel tuo modo di disporre le cose, nel tuo modo di sentire, di organizzare la tua casa, il tuo ambiente. Questo per la casa, ma questo vale per qualsiasi altro spazio, per qualsiasi altra cosa. Insomma, tolleri male qualsiasi intervento che sia esterno. Vivi male quando qualcuno o quando qualcosa si intromette in quella che è la tua dimensione estetica, insomma, con la quale vorresti, come dire, alla quale vorresti conformare il mondo, ma non è possibile, quindi un compromesso lo devi sempre stabilire. Però questi compromessi, per chi ha questo innato gusto del bello, sono più difficili da accettare. Gli altri che non hanno questa dannazione, ma anche questo privilegio, avere un innato gusto per il bello, capacità di coglierlo, quindi di sentirlo e magari anche di produrlo, gli altri come ci arrivano al gusto per il bello? Frequentando. Venendo a contatto con cose belle, insomma, più riesci a venire a contatto con cose belle, quindi da questo punto di vista puoi essere aiutato dall'ambiente che ti circonda,
Puoi essere molto aiutato nel fatto di nascere in un luogo piuttosto che in un altro, evidentemente. Ma poi, insomma, dalle esperienze che fai, da chi frequenti, da dove ti trovi, insomma. Ma più riesci a frequentare, a venire a contatto con cose belle, più il tuo gusto da questo punto di vista si affina e si affina progressivamente nel tempo, insomma. L'educazione al bello non è fatta tanto di spiegazioni che ti dicono perché questa cosa è bella. È fatta dal fatto di venire a contatto con cose belle. Quando tu vivi l'esperienza del bello, e ne vieni a contatto magari casualmente, le prime volte non lo riconosci, ma un po' alla volta, man mano che lo frequenti, man mano impari a vederlo, a individuarlo, e appunto per quello che dicevo prima, cominci a sentirne il richiamo, cominci a sentire che sei attratto, cominci a fare questo percorso. La stessa cosa vale per il brutto, insomma, più sei immerso nel brutto, più vedi soltanto brutto e meno riesci ad accorgerti delle cose belle. Quindi, diciamo, per poter arrivare a sentire le cose belle, a gustarle, a goderle, insomma, è necessario poter venire in contatto, insomma, poterle assaggiare un po' alla volta, man mano che le assaggi, man mano poi le impari a riconoscere, man mano poi le vedi sempre di più. Più invece sono le cose brutte, il kitsch, il trash, col quale vieni a contatto, più vedrai soltanto cose brutte, trash, più ti abituerai a queste cose e più queste cose saranno la tua esperienza quotidiana, insomma. Facendo l'esempio della musica, più bella musica ascolterai, più affinerai l'orecchio, più saprai riconoscerle i momenti di bellezza particolare, più saprai riconoscere le raffinatezze, più affinerai il gusto, più saranno gli elementi che riuscirai a cogliere, più sarà il piacere che riuscirai ad ottenere da questo. Più musica brutta ascolterai, più continuerai a pensare che quella sia l'unica dimensione possibile. Ti piacerà, ma sarà difficile che ne provi un godimento estetico. Da cosa distinguiamo? Quali sono le caratteristiche, insomma, che deve avere il bello e anche il bello nell'arte? Nelle cose belle, secondo me, ci deve essere un equilibrio tra la forma e il contenuto, tra quello che viene detto e il modo con cui viene detto. Ci deve essere una cura nei particolari, ci deve essere una leggerezza nel modo di dire, una leggerezza che non è mai evanescenza, superficialità, è sempre una leggerezza che ha a che fare con il distacco, cioè con il togliere peso, con il togliere quel peso che ti tiene schiacciato per terra, che un po' ti pietrifica, insomma, no? È sempre un saper vedere oltre, quindi un elevarsi, un guardare dall'alto le cose. È sempre un qualcosa che ha uno sguardo contemporaneamente sul particolare e sull'insieme, e quindi una perfetta proporzione tra ciò che è infinitamente piccolo, il piccolo particolare, il piccolo passaggio, l'unico suono, quel suono, oppure quell'intervallo e l'insieme, l'intero brano in cui questo passaggio si inserisce, come le cose sono accostate tra loro. E quindi l'armonia che si crea all'interno di un'opera musicale, ma anche all'interno di un quadro, anche all'interno di un paesaggio. Come
come si mostra l'insieme, ma anche come si mostrano in piccoli particolari, un'armonia di colori, è una questione di stile ed è una questione anche di arrivare il più vicino possibile a dei momenti di verità. E questi momenti di verità cosa sono? Sono quando le cose si rivelano per quelle che sono, quando gli uomini, gli individui si mostrano per quelli che sono e quindi si mostrano o attraverso le loro espressioni, la loro voce, la loro faccia, il loro corpo, i loro gesti, oppure si mostrano in quello che fanno, in quello che producono, in quello che raccontano, in quello che dipingono, in quello che ricordano, in quello che narrano. Insomma, la bellezza spesso è espressione della verità di ognuno di noi. Non ci può essere bello, bellezza quando c'è finzione, quando c'è falsità. E la finzione la possiamo usare sia per ingannare noi stessi, insomma, no? La possiamo usare per ingannare noi stessi quando ci costruiamo, quando ci rendiamo tali e quali come ci vogliono, come ci vorrebbero gli altri, oppure quando ci attezziamo appunto per essere affascinanti, per piacere, per sedurre, insomma, per portare dalla nostra parte gli altri. La bellezza invece sta sempre nella verità. E perché è rara la bellezza? Perché la verità non è cosa rara, la verità è un qualcosa che ci disvela, ci rende nudi, ci scopre, mostra anche le nostre debolezze, che poi sono la nostra forza, se ci pensiamo bene, no? E da questo punto di vista la verità salta fuori raramente. Il momento di genio è il momento. L'opera di genio spesso viene anche prodotta, costruita nel momento di maggiore dramma esistenziale di chi la produce, di chi produce l'opera in quel momento. Quindi, diciamo così, c'è bisogno dello scatto, c'è bisogno di quell'attimo di verità che dobbiamo saper cogliere, a volte lo vediamo anche, a volte non è soltanto il frutto della persona di genio, non è il frutto dell'opera d'arte dell'artista famoso, a volte quell'attimo di verità lo vediamo anche nella persona che ci sta accanto, ed è quello che la rende bella, interessante, però dobbiamo saperla vedere, dobbiamo saperla cogliere. E spesso siamo attratti da altro. Ecco allora che il bello è una curiosità, è una ricerca, insomma, no? È l'andare lì e guardare dove si può produrre. Ed è un'abitudine, un addestrare l'occhio a questo, insomma, no? Come l'occhio del medico che, insomma, che è abituato, no? A volte l'occhio clinico, insomma, no? Che sa guardare i gesti del paziente che gli arriva in ambulatorio e già comincia a scrutare da come si muove, da cosa dice, da come si siede, già comincia a cercare di farsi un'idea di quello che quel malato gli porterà, insomma, il problema che il malato gli porterà. Già comincia la sua diagnosi quando vede quel malato, insomma. Quindi cercare di scrutare, cercando di capire dove sta il bello, perché bisogna andare a scoprirlo, a cercarlo, oppure a intuirlo. E questo lavoro di intuizione e di ricerca poi è un lavoro molto gratificante, perché è un lavoro che ti dà una tensione continua, non ti lascia mai noia,
sei sempre lì a pensare, a cercare di avvicinarti, di andare a trovarlo da qualche parte, insomma, con tutti i mezzi possibili. Adesso anche la tecnologia le mette molte a disposizione, insomma, no? Lo trovi nella natura, lo trovi nella città, lo trovi nell'architettura, nella musica, nei libri, nei film, nella fotografia, insomma, nella casa dove abiti, nella tavola dove mangi, il bello si esprime in tanti modi, però ha una sua essenza, ha una sua. Ed è lì, non è lui che ti viene a cercare, sei tu che devi andarlo a scoprire. E quando frequenti queste persone che sanno vederlo, ti accorgi che ti danno uno stimolo in più, ti accorgi che queste persone sono attente, lo sanno vedere, anche dove tu non lo avresti visto, sanno cercare quei rapporti, per esempio, tra le cose che vivono, tra le cose animate e tra le cose che non vivono. Stanno a stabilire dei dialoghi, dei discorsi che rendono il tutto più magico, più, come dire, più aperto di possibilità. Aprono più mondi, più spazi e quindi ti fanno intuire cose che nel quotidiano non vedresti. E anche questo fa parte del bello, la possibilità di intravedere mondi, di creare mondi, mondi possibili, non è detto che tutti i mondi siano veri, percorribili, però luoghi, spazi mentali. Dove è possibile trovare dimensioni possibili, appunto, che sono poi quelle delle dimensioni della poesia, le dimensioni della musica e anche della pittura in un certo senso, nel momento in cui la pittura si astrae dalla rappresentazione delle cose, insomma, no? E diventa colore puro, per esempio, come il rosco. Sintesi, essenzialità, cioè ti aiuta ad arrivare a riconoscere l'essenza delle cose, appunto quella verità che si può vedere, che si può intuire solo per un attimo, come ce lo ricorda la mitologia, no? Nelle prime nozze, quelle dicton, la terra profonda, la terra primordiale, con il cielo, poi sarà Zeus, no? Queste nozze nelle quali la terra si presenta dapprima velata, per poi svelarsi, ma immediatamente ricoperta da Giove con un nuovo manto di stelle, tutto trapuntato di stelle, di acqua, di oceano, di fiori. E la terra diventerà qualcos'altro, diventerà Gea, diventerà un qualcosa che non farà più vedere il suo interno, ma ci mostrerà il suo manto. Quindi quell'attimo in cui perde il primitivo mantello per essere poi ricoperta dal mantello nuziale di Giove, quell'attimo è un attimo rapidissimo, insomma, il momento della verità. A volte nell'arte è questo, quando è vera arte, no? Che si riesce a
a cogliere questo momento di verità. E questo momento di verità poi coincide, è uno dei tratti essenziali, insomma, no? Del bello. Insomma. Le cose belle ci raccontano la verità, allora bisogna saper vederle nell'infinitamente piccolo come nell'infinitamente grande, nell'arte. Sta al nostro gusto del bello, quello di orientarlo poi in queste infinite direzioni, però insomma chi ha fatto questa esperienza, chi ha vissuto insomma facendo progressivamente esperienza del bello, saprà riconoscere questi momenti di verità. Tra l'altro è anche interessante vedere come quando questo gusto, insomma, no, del bello, e come dicevo prima, è una delle cose più importanti che ti danno una carica vitale, insomma, no, che fanno sì che le tue giornate non siano mai noiose, siano sempre orientate in qualche modo, anche se non sai come. Ma c'è sempre qualcosa che richiama l'attenzione. Ma anche nello stesso tempo come questo gusto si affina nel tempo, quello che prima ti appagava poi non ti appaga più, cerchi sempre di andare oltre, il gusto si affina, diventa sempre più esigente e da questo punto di vista, allora anche per esempio un'altra cosa interessante è che le cose belle, no? Spesso non ammettono confronti, siamo abituati sempre a fare delle gare, no? Questo è più bello, questo mi piace di più, questo mi piace di meno, ma questo è più bello dell'altro, quale sarà il più bello dei due, dei tre, eccetera. Le cose belle, secondo me, non si escludono a vicenda. Una cosa può essere bella e anche l'altra cosa molto diversa può essere altrettanto bella. Quindi non. Questo modo di ragionare per paragoni non tiene. Una cosa bella di per sé, perché ha colto quell'aspetto, quell'attimo, quel momento, quel particolare, quella caratteristica. Un'altra ne ha colto un'altra di diversa, ma è altrettanto bella. Quando si è raggiunto la vetta non è possibile andare più alto, insomma. Questo bisogno che ci facciamo, no? Di stabilire sempre delle graduatorie, di fare sempre dei concorsi, non vale per il bello, secondo me, insomma. Cose belle stanno una accanto all'altra senza pestarsi i piedi a vicenda. E questa è una delle cose belle del bello. E poi ti dà sicurezza, no? Quando sai apprezzare il bello, sei anche autonomo nelle scelte, ti fidi del tuo gusto, non hai più bisogno, sai dove andare a cercare, sai dove andare a parare e hai il piacere di vederlo, di scoprirlo tra mille cose, quella cosa che è bella, che ti piace. E quindi la vedi, non hai più bisogno di lasciarti guidare da altri, di lasciarti sedurre, di lasciarti affascinare, di ricadere nel gioco che altri vogliono farti fare. Sei più libero, sei più indipendente. Ecco perché il bello è un valore che ha a che fare con la vita nel suo insieme, non è un'esperienza quella artistica o quella estetica che possa essere staccata dalla vita, che possa essere altro con la vita di tutti i giorni, insomma. Ha comunque un suo risvolto pratico, insomma, no? Nel lasciarti autonomo e nel far sì che non ti riempi di cose inutili, ma ti riempi di quelle cose che hai scelto, che per te hanno un significato, un senso.
oppure ti liberi di tutte quelle cose che non servono e ti indirizzi verso quell'esperienza estetica che a te interessa, o artistica, che è quella che... Quindi è anche una libertà dal condizionamento, insomma. È un riappropriarsi del senso, di senso nella vita. È un trovare anche risposte ai grandi problemi, insomma, risposte ovviamente sempre parziali, però trovare delle risposte, insomma. Quando spesso non si sa dove andare a cercare risposte.